Ciao Lega Nerd, oggi mi sento particolarmente cool perché siamo a Londra ed ho questi occhiali che sono gli stessi che ha lui, che è il protagonista di Baby Driver, il nuovo film di Edgar Wright, con protagonista appunto, eccolo qui, Ansel Elgort, che interpreta un guidatore ventenne bravissimo che fa proprio il guidatore per una banda di rapinatori. Il grande capo è Kevin Spacey, il premio Oscar Kevin Spacey, e in questa gang ci sono John Hamm, Aiza Gonzalez e Jamie Foxx, che è un personaggio che insomma non bisogna dargli fastidio, Edgar Wright, che è il regista della magica trilogia del Cornetto, è venuto qui a Londra con il suo cast per presentare il film. Abbiamo incontrato gli attori a Londra sul red carpet, sul sito, presto ci sarà anche un video di questo, però intanto parliamo del film che, anche se esce in Italia a settembre, intanto già sta piacendo molto in America e qui in Inghilterra. È arrivato. Ciao baby. Perché sente sempre la musica? Da piccolo ha avuto un incidente, gli è rimasto un ronzio nelle orecchie e mette la musica per coprirlo. E questo lo rende il migliore. Il film è una vera e propria rock opera, c'è una selezione di canzoni meravigliose, i Queen, i Focus, insomma una bella selezione musicale, e il film è girato proprio come, quasi come se fosse una compilation in cui le immagini accompagnano la musica. Il risultato è un'esperienza proprio immersiva, perché sembra di ascoltare con le cuffie la musica e poi trovarsi proprio in mezzo alle scene d'azione che prendono spunto da molti dei più grandi film di heist movies e anche di film con inseguimenti di macchina. Quindi il ritmo è coinvolgente, non si perde mai neanche tanto così, il cast è eccellente, c'è John Hamm che è l'uomo più figo del mondo e Kevin Spacey è molto Frank Underwood, anche se poi si scopre che ha una diciamo un po' di bontà in più. Questo lavoro è fatto di tre cose: soldi, sesso e azione. Uno di questi giorni ti macchierai le mani di sangue. Primo film per Aiza Gonzalez, che è una star emergente messicana, forse l'avete vista nella serie TV Dal tramonto all'alba, che riprendeva i film di Tarantino e Rodriguez. C'è Lily James, che finalmente dopo tutti i corsetti di Downton Abbey si dà una svegliata e diventa un'eroina rock. Ansel Elgort è il suo primo ruolo, diciamo, più impegnato, meno teen, ed è bravissimo. John Hamm è meraviglioso, Jamie Foxx meraviglioso, c'è anche John Bernthal di The Walking Dead che fa un piccolo ruolo. Insomma, il film è assolutamente consigliatissimo. Warren Beatty l'ha approvato, John Landis l'ha approvato, addirittura pare che Spielberg abbia detto che è il suo film preferito dell'anno. Insomma, le premesse ci sono tutte perché sia un successo in America e in Inghilterra. Vedremo cosa succederà in Italia, dove appunto arriverà a settembre. Intanto vi abbiamo dato così un'idea e magari intanto ci pensate su tutta l'estate, a settembre andate al cinema, e quindi l'appuntamento è su Lega Nerd con le interviste agli attori e alla prossima anteprima. Non vi serve altra musica, gente.